oggi è stato presentato alla cittadinanza un progetto per la ristrutturazione del campo di Spataro, un'iniziativa di grandissimo valore per la nostra città, sia a livello strettamente funzionale che a livello simbolico. Quali sono i particolari della realizzazione del progetto? Ma intanto è un progetto di ristrutturazione dell'intero impianto sportivo di Spataro ed è un progetto che non ha alcun costo per l'amministrazione comunale, per l'ente comune, perché sarà a totale carico del privato. Nella fattispecie c'è un soggetto proponente, la ditta Congesi, di cui l'amministratore, ed è giusto sottolinearlo, è stato Giovanni Ragusa fino a quando era in vita, ed è per questo aspetto che la Congesi, i familiari stanno investendo, comunque vorrebbero investire per portare in ricordo la figura di Giovanni ed Emanuela prematuramente scomparsi. Ed è un progetto chiaramente che, se condiviso dall'amministrazione, dall'ufficio, dal consiglio comunale con una votazione, andrà chiaramente a bando d'evidenza pubblica. Quindi il soggetto proponente propone questo progetto, chiunque può partecipare, se ci sarà altre ditte interessate possono aggiudicarsi il progetto, realizzare quindi l'opera, che è un'opera estremamente importante perché non solo darà finalmente la possibilità di giocare a qualsiasi livello alle nostre squadre di calcio, perché prevede anche il manto erboso, prevede gli spalti, prevede gli spogliatoi adeguati alla normativa della Lega Calcio e della FIGC, ma c'è una ristrutturazione completa per la pista di atletica leggera che frequentemente è visitata da tantissimi riberesi, la ristrutturazione dei campi di tennis che diventeranno campi di tennis e di calcetto, ci sarà un punto ristoro, ci sarà un baby parking, ci sarà un centro benessere. È un impianto all'avanguardia e penso fiore all'occhiello non soltanto della città di Ribera quando vedrà la luce, ma fiore all'occhiello di tutta la provincia di Agrigento. E la cosa che voglio sottolineare è che nasce anche sotto un auspicio importante, che è quello di Giovanni Ragusa. Giovanni Ragusa, oltre ad essere consigliere comunale, oltre ad essere l'amministratore della Congesi, era uno sportivo, è stato presidente anche del Ribera Calcio ed è credo quello che Giovanni Ragusa voleva vedere realizzato in me.